L'imperativo, scacciare fantasmi e uscire dall'incubo di una stagione a dir poco deludente. La vittoria manca dallo scorso 31 ottobre 1-0 sull'Olbia all'Adriatico, decisamente infausto il mese di novembre. Appena 2 punti in 4 partite, l'attacco si è inceppato, solo 4 centri in 7 gare, Coppa Italia compresa. In realtà è più opportuno rimarcare le difficoltà oggettive nel creare gioco e occasioni. Matteassi ha ribadito piena fiducia nell'operato di Auteri, aggiungendo: resterà con noi sino al termine della stagione, ma nel contempo lo stesso DS ha sondato la disponibilità di Oddo, tuttora sotto contratto, storia di lunedì scorso, ricevendo una risposta affermativa. Situazione gestita malissimo. Insomma, Auteri sembra sfiduciato, ma alla vigilia del delicatissimo match di Grosseto, il tecnico siciliano non si scompone, manifestando grande serenità. A me basta quello che ha detto il presidente, quello che ha detto la società, il resto lo scrivete voi, forse voi sapete più di me, ma io ho detto, io non ho problemi, non inseguo fantasmi, non mi fa paura, i fantasmi non mi fanno paura, a me fanno paura le cose concrete, quello, ciò che mi fa paura è l'ultima partita che abbiamo fatto, un po' nervosi, un po' nevrotici, con reazioni isteriche. Fuori per squalifica Rizzo e Drudi, non convocati Galano e Marilungo. Rauti recuperato, diverse novità anche sostanziali per necessità ma anche per scelta. 3-4-3, confermatissimo, tre pali Alessandro Sorrentino. In difesa Iannes, che rivede il campo dopo 5 panchine di fila e una giornata di stop causa squalifica. Completano il reparto Ingrosso e Frascatore, preferito a Veroli. Sulle fasce Zappella e Rasi, altra novità di rilievo. Per il classe 99 sarà la quarta presenza, l'ultima con la Reggiana lo scorso 2 ottobre. A metà campo Memusciai e Pompetti, davanti Clemenza in vantaggio su Chiarella e Dursi, entrambi a supporto di Ferrari. Purtroppo non stiamo rispettando quelli che potevano essere gli obiettivi iniziali, però di questo bisogna prenderne atto e bisogna adoperarsi per svoltare pagina, bisogna ritrovare il gioco e bisogna ritrovare l'anima, ecco, questa è la cosa fondamentale, avere la mente libera e quindi essere meno frenetici, meno nevrotici e saper gestire anche la pressione. Per contro il Grosseto rivitalizzato dall'Espoir nel derby di Siena, ma rimani penultimi, mai vittoriosi in casa, 6 pareggi e 2 KO, solo 2 successi appunto in trasferta e appena 10 gol all'attivo, di cui 3 realizzati all'Artemio Franchi sabato scorso. Assenti dell'Agnello, Verducci, Marigosu e De Silvestro. 3-5-2 il probabile 11, Barosi, Trepali, Siniega, Ciolli e Salvi nel cuore della difesa, sulle fasce Raimo e Semeraro in cabina di regia, Fratini, preferito al croato Verdoliak, Serena e Piccoli mezzali, in attacco Arras e Moscati, il tecnico Lamberto Magrini. Dobbiamo stare attenti perché è la squadra che ha più possesso palla, palleggia, fa più passaggi di tutti, quindi se non siamo cattivi, aggressivi, è facile che ci fanno girare a vuoto e questo può essere un problema per domani affrontare il Pescara, se non siamo sul pezzo dai primi minuti. La partita la dobbiamo fare noi e dobbiamo avere quella cattiveria e convinzione per poterla vincere. Hanno cambiato anche il modo di stare in campo, squadra abituata a giocare per salvarsi, cerca di evitare i play-out, quindi ritmi agonistici, quindi confronto. Noi dovremmo essere bravi ad accettarlo, questo tipo di confronto sul piano temperamentale, sul piano agonistico, è nelle nostre possibilità farlo, e poi provare a imporre il nostro gioco e farlo con continuità. Coppa Italia a parte, match dello scorso 15 settembre all'Adriatico, 2-0, marcatori Zappella e Dursi, protagonista al debutto Sorrentino, bravo anche a neutralizzare il penalty calciato da Moscati. L'ultimo confronto di campionato risale al 5 maggio 2012. In terra toscana il Pescara di Zeman asfalta il Grosseto di Ugolotti, finisce 4-2, sfortunato autogol dell'ex Luis Maria Alfageme, quindi splendido assolo di Insigne che salta Petras e fulmina Viotti con questo tracciante. In avvio di ripresa Tris di Nielsen e poker del sindaco Marco Sansovini, glaciale faccia a faccia con Viotti. Nel finale il Grosseto rende meno pesante la sconfitta grazie a questa doppietta di Ferdinando Sforzini. Di fatto un'altra era.